siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ah, ragazzi, buona Pasqua innanzitutto, buona Pasqua a tutti, buona Pasqua a tutte le vostre famiglie. Qua, andate qua, se volete ovviamente acquistare delle maglie, delle magliette che ho fatto, che farò sicuramente prossimamente. Allora, questa qui è l'ultima che ho caricato. Abbiamo vinto contro nessuno? Quel nessuno siete voi. Ovviamente questa maglietta è riferita agli anti-juventini. Poi c'è questa qui. Ovviamente questa è bianca. Gomblotto con gli 8 scudetti di fila. E poi c'è un'altra che, vabbè, questa è la maglia che vi dicevo riguardante la Champions League, che nell'altro sito non me la facciano vendere. Insomma, questo sito si chiama shippingdog.com, tanto dopo vi lascerò comunque il link. E la prima maglia che avevo creato è questa, dal 2006, Maidomi, ovviamente col numero 37. Bene, non so se avete visto perché non riuscivo a vedere se... Vabbè, comunque, se le volete, quel sito lì, comunque vi lascio il link in descrizione del sito e della mia home, dove guardare un po' tutte le magliette. Allora, come dicevo ieri bisognava festeggiare lo scudetto, assolutamente, non bisognava fare polemica, solo che adesso, il giorno dopo, bisogna pensare al futuro, bisogna tirare le prime somme per quanto riguarda questa stagione. Poi ovviamente più avanti, a fine stagione, quando ci sarà la finale di Champions League e quant'altro, parlerò un po', cioè farò i voti classici, le pagelle classiche, e quindi è questo. Bisogna secondo me fare, siccome molti stanno dicendo, ma questa è una stagione fallimentare, ovviamente molti anti-juventini, ma anche molti juventini, insomma, stagione fallimentare e tutte queste cose qui. Per me la stagione non è fallimentare, perché fallimentare deve, cioè, per essere fallimentare non devi vincere nulla. Quella del Real Madrid è fallimentare, non di sicuro la nostra. Diciamo che la nostra stagione, anzi, prima di tutto bisogna distinguere tra stagione e competizioni. Voglio fare un piccolo, cioè, voglio tornare indietro un attimo a ieri. Juventus Fiorentina ha vinto 2-1, la Fiorentina ha fatto una grande partita, la Juventus ha fatto una partita pessima. Giocatori che secondo me, poi ne parleremo appunto, sono poca roba per quanto ci riguarda, a livello internazionale ovviamente soprattutto. Abbiamo dimostrato che qui in Italia ci basiamo, e anche in Europa poi, ci basiamo molto sulle giocate singole. Qui in Italia ci va bene perché siamo i più forti, siamo nettamente più forti, in Europa no. Ieri a Fiorentina non dico che meritava qualcosa di più perché, ripeto, poi quando c'è il tabellino e quant'altro, quindi quello che dice il tabellino è quello che di fatto ha detto il campo, e sono stati poco cinici, però loro entravano in area di rigore nostra in una maniera facilissima. Ieri noi abbiamo aggiunto ai nostri limiti settimanali che abbiamo aggiunto altri limiti che, vabbè, ieri riguardava solo la partita dopo la partita della Champions League, siamo tutti d'accordo, però di fatto, ragazzi, questo è un problema che ci siamo trascinati tutto l'anno. Una squadra basata sulle giocate singole non può puntare alla Champions League. Lo dicevo in estate, lo dicevo ad ottobre, quando poi non era stato completato il centrocampo, ma lo dicevo anche dopo appunto la sosta di ottobre, che avevamo fatto 10 passi indietro dopo il bell'inizio sotto l'aspetto della, non dico del gioco, ma dei movimenti, degli schemi, e poi invece siamo tornati indietro. E avevo detto da ottobre, lo dico insomma, che non avremmo, che insomma, di stare calmi. Io lo dicevo già all'epoca, state calmi, quelli che mi dicevano, ma siamo noi favoriti dopo le 3 vittorie di fila nel girone. Io dicevo state calmi perché per me la favorita numero 1 rimane il Barcellona. Ricordiamoci Allegri cosa disse quando arrivò. Disse, cioè, sono entrato nello spogliatoio e dovevo fare, tra virgolette, psicologo a una squadra che aveva paura di non battere il Malmö. Cioè, capite?
la cosa, quanto siamo migliorati, soprattutto negli ultimi anni, anche grazie ad Allegri, perché chi mette in dubbio, io l'ho criticato molto in questi ultimi anni, però Allegri alla fine ha dato del suo alla squadra. Okay, boh. Però da qua a dire che nessuno ci può temere, cioè scusate, tutti ci devono temere, ma nessuno ci può battere in Champions League, in una competizione che abbiamo visto molte volte, che sembra andare tutto liscio, a parte il momento cruciale come può essere una finale, io andrei molto calmo, perché comunque in finale tu ci devi arrivare e non è scritto da nessuna parte che tu ci arriverai per forza perché sei la Juventus, perché hai preso Ronaldo e quant'altro. Assolutamente. Tu devi sudarti tutto sul campo. Vabbè, a parte questo, ora parlando un attimo della stagione, perché ho detto che bisogna suddividere, cioè più che altro fare distinzione tra stagione e competizioni? Perché? Perché se noi parliamo di competizioni, sì, la Coppa Italia è strafallimentare, la Champions League è strafallimentare, ok? Io ho fatto una media, poi ho fatto, diciamo, una media con i voti, ho dato tipo 4 e 4 e mezzo alla Coppa Italia, alla Champions League, 9, 9 e mezzo, se non ricordo, il campionato, e esce più o meno 6. È il voto giusto perché, ripeto, al di sotto della Champions League per ogni squadra c'è il campionato nazionale, quindi di fatto non può essere fallimentare una stagione di una squadra che vince comunque un trofeo nazionale. Cioè il trofeo del campionato, il campionato in poche parole. Quel campionato che tutti sminuiscono, però che tutti sognano qui in Italia. Come avete visto la maglietta, siccome molti dicono avete vinto contro nessuno, quel nessuno siete voi, perché di fatto è la verità. Però, ieri ho detto questa cosa qui. È vero che i demeriti degli altri non sono una colpa nostra. È vero che la società ha fatto un lavoro fantastico, è altrettanto vero che però non ci si può legare e basare solo sul lavoro fatto bene, ok, in maniera positiva, tralasciando invece le cose negative, perché se si vuole migliorare, perché se si vuole puntare a un qualcosa di più rispetto al campionato italiano, bisogna iniziare a fare autocritica anche a livello internazionale e non difendere sempre la società, difendere sempre i giocatori e difendere sempre l'allenatore, perché questo non porta a nulla di buono. Perché tutti noi vogliamo la Champions League, tutti noi. E se, ripeto, abbiamo solo due Champions League, un motivo c'è. Tornando al campionato, noi, siccome purtroppo lo scudetto un po' maschera la Champions League, parlo per quanto riguarda la società e l'allenatore, perché poi di fatto dicono abbiamo vinto lo scudetto. È altrettanto vero che però, qualora ci fosse stato un Barcellona qui in Italia, la Juventus non avrebbe vinto questo scudetto, secondo me. Perché? Perché Real Madrid, ad esempio, in Spagna, ha fatto una stagione uguale, simile alla nostra, solo che non dico che ha avuto la sfortuna, solo che comunque si è misurato contro due squadre, soprattutto il Barcellona, che approfittano e sono abituate, cioè più che altro il Barcellona è abituato a vincere, ok? Quindi quando non c'è la Madrid c'è il Barcellona, Atletico Madrid diciamo è un po' il Napoli di Spagna, perché raramente poi ne approfitta, anche se l'Atletico Madrid ne ha approfittato di più rispetto al Napoli. Però il Barcellona e la Madrid di fatto si alternano, quando una squadra ma va male una stagione, c'è l'altra che vince, non ci sarà mai l'outsider. Qui in Italia in questo momento c'è solo la Juventus. E non è una colpa nostra, lo ripeto. Se gli altri hanno dei demeriti e noi abbiamo dei meriti, perché noi comunque il nostro progetto arriva da distante da una costruzione logica, razionale, senza uno sceicco, un cinese, un arabo che arriva e ti mette i soldi. Quando mi parlano di fatturato, hanno iniziato, ok, con un lavoro pazzesco da distante con 100, oltre 100 milioni di euro di debiti, ok, quando eravamo in B, ma il progetto Stadium era partito già nel 94, le prime basi erano state buttate giù nel 94, quindi questo non va sminuito assolutamente, però bisogna anche fare conto di questo. Quando la società difende Allegri perché ha vinto lo scudetto, a me fa girare le palle, perché in Spagna hanno mandato via Solari.
non ha vinto la Liga Spagnola semplicemente perché c'è il Barcellona. C'è il Barcellona. Tutto lì. Quindi purtroppo questa cosa qui a me dà fastidio perché poi lo scudetto che io festeggio, che io sono, del quale io sono contentissimo, ne vorrei 300 di fila dopo il 2006 soprattutto, e ripeto comunque bisognerebbe un po' distaccarsi da quella fase, se no veramente in Europa non si vincerà mai nulla, se non mettiamo un po' la Champions League al di sopra ogni tanto, però ragazzi il problema è questo, cioè in Italia noi siamo i più forti, dominiamo, siamo i più forti, per meriti nostri, dei meriti degli altri, ma siamo i più forti, non c'è una squadra che può contrastarci in questo momento, non c'è, non c'è. E questo purtroppo maschera il fallimento europeo, perché non si parla di fallimento stagionale, si parla di fallimento europeo, quello sì, la Champions League è stato un fallimento rispetto agli anni passati quando entravi nelle prime 8, dicevi vabbè, l'importante è entrarci nel primo otto. Da quest'anno no. Non dico che con Ronaldo dovevi obbligatoriamente vincerlo. Non dico questo, anche se comunque ci si aspettava sicuramente questo, soprattutto in quest'anno nel quale Real Madrid. Infatti io dicevo l'anno scorso, quando è arrivato Ronaldo, per me potrebbe vincerla la Juventus, non il primo anno, ma il secondo anno di Ronaldo, perché il primo anno saremo pieni di pressioni. Chi mi seguiva già l'anno scorso sa che faccio questo discorso. Però ragionandoci quest'anno, sì, ok, il prossimo anno avremo meno pressioni, ma avremo un Bonucci con un anno in più, avremo una difesa da svecchiare, avremo un centrocampo da completare nuovamente perché non l'abbiamo mai completato, e avremo un attacco da rifondare pure quello, perché non sappiamo, no, cioè in attacco non abbiamo un'identità, non sappiamo con chi giocare, cioè non c'è un titolare, una riserva, non sappiamo con chi giocare, perché una volta giochiamo con gli esterni, un'altra volta giochiamo con i trequartisti, un'altra volta giochiamo con giocatori che fanno le mezzali invece che i trequartisti o gli esterni, cioè capite benissimo che è un casino, è un casino. Quindi io spero che soprattutto la società faccia un po' di mente locale, perché è da qualche anno che non la fa. Boh, al di là dell'acquisto di Ronaldo, che secondo me ha mascherato molti limiti della società, e io lo dicevo dopo, il giorno dopo la fine del calciomercato, se non il giorno stesso, il calciomercato estivo, dicevo ragazzi, ok Ronaldo, ok tutto, però la nostra squadra mi dà ancora quella sensazione di essere incompleta. Vabbè. Detto questo, fatta la distinzione tra stagione e competizioni, perché la Coppa Italia e la Champions League sono fallimentari. Non ci piove, cioè non ci piove qua, ok, boh. Il campionato no, perché comunque abbiamo fatto cioè abbiamo chiuso il campionato a febbraio, praticamente a gennaio-febbraio, eravamo a più 20, cosa vogliamo dire sul campionato? Non è fallimentare la stagione semplicemente perché, per quello. Però il problema è che la mia paura, il mio timore, è che Allegri venga confermato e riconfermato semplicemente perché ha vinto lo scudetto mascherando tutti i limiti che ha la squadra, che li dimostra anche in Italia, ma in Italia vince perché è la più forte. E poi questi limiti che ha in Italia, che li dimostra anche in Italia, li dimostra ancora di più, in maniera più evidenziata, in Europa, dove non vinci con questi limiti. Parlo ovviamente di movimenti, un atteggiamento attendista, di un pressing che non c'è, perché ragazzi, in Europa bisogna fare anche pressing, ma pressing non fine a se stesso che ogni tanto parte uno dei nostri e pressa. Cioè guardate il pressing delle altre squadre che sono in corsa in Champions League in questo momento. Fanno un pressing di squadra, due su un giocatore, gli altri si spingono in avanti, pressano anche in quelli che non hanno possesso palla per chiudere le linee di passaggio. Questo è il pressing collettivo di squadra. Il nostro ogni tanto viene fatto, ma singolarmente. Con quel pressing lì fai stancare solo il giocatore che pressa e non combini nulla e non serve un cazzo. Ecco. Adesso, detto appunto, fatto queste distinzioni. Perfetto. Adesso cosa c'è da fare? Allegri. Allegri va riconfermato? Ovviamente per me no. Allegri non va assolutamente riconfermato.
Il ciclo di Allegri per me era finito a Cardiff, lo dicevo. Infatti, quelli che mi dicono Allegri non ha mai avuto un'identità di gioco sbagliano, anche quelli, perché fino a Cardiff la Juventus ha avuto tantissimi limiti, il fatto di spompare i giocatori, condizioni fisiche pessime, preparatori atletici scelti in maniera disastrosa, lavori fisici e carichi di lavoro pazzeschi, ha avuto tanti limiti, ma l'identità di gioco fino a Cardiff ce l'aveva, perché era il 4-2-3-1 con Mandzukic esterno, poi Higuaín in prima punta, Dybala dietro e Cuadrado a destra, come quando siamo arrivati a Berlino, 4-3-1-2, con Vidal anche lì snaturato perché non era un trequartista. Quindi l'identità di gioco manca da 2 anni. Non abbiamo un'identità di gioco, ragazzi. Quindi Allegri deve saltare, perché il suo ciclo era finito già a Cardiff e questa è una responsabilità della società, perché qualora venisse riconfermato, per me significherebbe una cosa, che per esonerare il signor Massimiliano Allegri, la squadra dovrebbe fallire tutto in una stagione, perché la società Juventus purtroppo è così, è aziendalista. E adesso arriviamo all'altro punto. Deve saltare solo Allegri? Non deve saltare solo Allegri, devono saltare anche altri giocatori. Per come sono fatto io cambierei mezza squadra, ma non lo farà la società. Pjanic, che a me non piace, rimarrà comunque. Dybala in bilico. Costa è l'unico, se non sbaglio, che ieri non ha festeggiato lo scudetto con la squadra. Quindi probabilmente sarà il sicuro partente, Costa. Però di fatto i vari Dybala, Pjanic, anche lo stesso Bonucci, che ha fatto buone cose, però non ha mai fatto quel salto di qualità e ha sempre mostrato dei limiti grotteschi. Matuidi, ragazzi, è un centrocampista che in Europa non serve. Non servono più i centrocampisti alla Gattuso, ragazzi. Perché molti mi paragonano sempre Matuidi con Gattuso. Non servono più quel tipo di centrocampisti. Servono centrocampisti che, ok, recuperano palla, ok, ma che sappiano anche usare i piedi. Matuidi non lo sa fare. E con questi centrocampisti non vai distante in Europa. Fine. Abbiamo tanti giocatori non da Juventus, non da squadra che punta a vincere Champions League. Non parlo solo tecnicamente perché Dybala sarebbe un gran giocatore. Lui però ha un deficit mentale. Dybala, se la squadra va bene, lui va bene. Se la squadra va male, non è un trascinatore, non si prende mai la squadra sulle spalle. Perché è stato preso Ronaldo, secondo voi? Dybala era stato preso proprio per, diciamo, con la speranza che diventasse un campione, per costruire la squadra, una grande squadra su di lui. Dybala di fatto non ha fatto questo, non ha dimostrato questo, e per questo è stato preso Ronaldo. Prima ancora Higuaín. Dybala ha dimostrato che non vive bene la concorrenza, probabilmente. Ronaldo ha fatto il suo, Ronaldo quest'anno ha fatto il suo, ha fatto grandissime cose. Però, di fatto, come ha detto Ronaldo, non può fare miracoli. Bene. Detto questo, ci sono molti giocatori che non sono da Juventus, anche lo stesso Pjanic, per me, non ha personalità, non ha le palle di verticalizzare quando deve verticalizzare, anche ieri un assist per Ronaldo che poteva mandarlo in porta, non l'ha fatto, per paura, per non so cosa. Altra cosa, quindi ci sono altri giocatori, anche Alexandro che ha fatto le ultime 2 partite buone, però ha fatto una stagione disastrosa. Quindi ci saranno sicuramente 3-4 partenti e dovranno arrivare sicuramente 5 giocatori in difesa, in centrocampo e in attacco. Una cosa che molti mi chiedono, ma come facciamo noi a competere con le altre squadre, con le altre società? Vi dico una cosa, e questo per me è l'esempio, diciamo, che dimostra quanto la nostra società a livello internazionale ci illuda. Noi prendiamo Ronaldo perché lui vuole la Juventus. Noi prendiamo Emre Can perché lui vuole la Juventus e si libera zero. Noi prendiamo tantissimi altri giocatori buoni, ottimi, perché loro scelgono la Juventus. Ovviamente anche perché la Juventus li vuole. Però quando il Barcellona si butta su un De Ligt e offre 80-90 milioni, o su De Jong e offre altrettanti soldi, la Juventus si tira fuori. Se
si tira fuori sempre dalle aste con le altre top d'Europa. Questo significa che non sei ancora una top d'Europa, perché significa che non vuoi competere, non puoi competere, questo non lo so, però di fatto è così. Poi, proprio per lo stesso motivo, e mi dispiace qua dare ragione a Damon Quad o Quaid, ok. Il nostro sogno, il mio sogno personalmente è Guardiola per il posto dell'Allegri. Però conoscendo la società che è aziendalista, con l'aziendalismo in Europa non si vince, ve lo dico già. E vi dico anche già che se la società continuerà a usare il proprio metodo aziendalista, Guardiola, ma anche lo stesso che molti contiani, vedove di Conte lo vogliono, ma anche lo stesso Conte che ha dimostrato di non essere aziendalista perché se n'è andato, perché non gli hanno preso i giocatori, quindi Conte non è aziendalista, aziendalista, un allenatore aziendalista, sì, diciamo, mette a disposizione, a completa disposizione della società, non fa il mercato l'allenatore, cosa che in Europa purtroppo, cioè purtroppo per noi avviene. E noi qui nella nostra squadra, nella nostra società non avviene perché non si vuole. La società, se è aziendalista e continuerà a mantenere questo atteggiamento, Guardiola non arriverà mai. Più probabile un Deschamps. Lo scudetto lo vince probabilmente, in Europa no. Questi sono più probabile un allenatore italiano, un Gasperini. Se la società continuerà a tenere questo atteggiamento aziendalista, anche se so per alcune informazioni che mi sono arrivate che Agnelli ha contattato telefonicamente Guardiola, quindi non lo so, non lo so. Io penso che se la società vuole veramente vincere in Europa deve anche cambiare metodo di tutti questi di questo secolo di storia praticamente della famiglia Agnelli con noi, deve cambiare metodo. Perché abbiamo visto che con questo metodo della famiglia Agnelli non si vince in Europa. Tutto qui. Ragazzi, questo è il mio punto, scusate la durata, ma volevo essere chiaro. Vi auguro veramente ancora una volta buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie. Ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere la vostra, ovviamente. Fino alla fine, sempre e comunque, Forza Juventus.